a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata natalizia di Tui e Proust, la trasmissione. Bello Natale, ma che bello. Ma lei riesce una volta a farmi fare un'introduzione? Ha visto che ha un ospite? Sì, sì. Ho visto. Se l'avrei presentato se lei non mi avesse interrotto. Eccolo qua, il nostro ospite. Allora, lasciamo per la presentazione. Intanto questa la conoscete, Tui e Proust, parliamo di libri. Ed è con noi Simona Mulazzani, la nostra... Abbiamo gli applausi di sottofondo preparati? No, magari li aggiungiamo in post-produzione. Se sentite degli applausi sono reali. E, Simona Mulazzani è la nostra direttrice fantastica che... Mamma mia, che lecchino, che ragazzi, ci ha fatto il grande onore e piacere di essere nella nostra trasmissione. Chissà perché io andrò in ferie e Polazzi no. ed è qui oggi per consigliarvi ben due libri. Due libri. Il Natale è alle porte, il Natale è già passato, ma arriva l'anno nuovo, per cui potete decidere un po' che cosa volete fare, o è già arrivato l'anno nuovo. Ma i libri dove li metti stanno bene. Sì, non sì. A prendere polvere sul comodino. Sì, però a questo punto noi possiamo anche togliere il microfono e andare. Andare. Sì, faccio tutto io, tranquilli. Benissimo. Mi organizzo. Allora, velocissimamente, due libri che in questo nuovo anno che ci apprestiamo a vivere devono essere segnati dalla femminilità, non dal femminismo, ma dalla femminilità. Quindi io vi porto due libri che parlano di donne. Cioè, la scorsa puntata con la Saporito abbiamo detto che la parola del 2023 era patriarcato. No, e invece è il 2023, qua siamo nel 2024. Esatto. E sono due libri che parlano di donne, ma in realtà uno scritto da una donna molto recente, l'altro invece scritto tanti anni fa da un uomo, ma che ha come protagonista una donna simpaticissima. Bene. Allora io parto proprio da questo. Il libro, come vedete, è di questo scrittore molto famoso francese che si chiama Charles. Il cognome? Si chiama Exbrien. Che pronuncia? Uno la butta un po' via. Esatto. Allora, non so bene come si lega questo nome, però il titolo del libro titolo è facile. La signora in tweed. Di che cosa parla? Siamo nella Londra degli anni 50, siamo nel mondo dell'ammiragliato, quindi un ambiente particolarmente maschile, sì. Chiaramente pieno di uomini, e questa signora, questa donna dai capelli fulvi sulla cinquantina, fa la dattilografa all'interno di questo mondo molto maschilista, tra l'altro scritto insomma anche in tempi non sospetti rispetto ai temi che abbiamo affrontato, ai noi, anche negli ultimi mesi. Bene, che cosa succede? Questa è una persona un po' particolare, un po' sui generis, sia come si veste, tra l'altro sempre questo tailleur in tweed, perché lei è delle Highlands scozzesi, quindi si veste così, ed è un giallo, perché ad un certo punto, nonostante lei abbia un ruolo molto da segretaria, da dattilografa, in realtà le viene affidata una missione segreta. Deve portare dei documenti di grande importanza ad un agente non ben identificato, e lo deve fare tornando nel suo paese natio, proprio nelle Highlands scozzesi. Potrebbe essere che qualcuno voglia approfittarsi della sua ingenuità, pensando che Imogen, così come si chiama lei, sia una persona poco avvezza al dialogo, al confronto, al capire dove gli altri stanno magari insinuando degli atteggiamenti scorretti. Ebbene, con una serie di cose che capitano, anche molto divertenti, in realtà Imogen sarà bravissima nel portare a casa la sua missione segreta. Ma che bello! Ti piace questo libro? Mi piace, sembra molto interessante. Nessuna critica, nessuna domanda. Al mio direttore, mai! A te piace? Questa puntata asettica, cioè Rossini di solito è così pieno di domande. Parlo solo io come sempre. Invece questo è un libro che probabilmente anche molti dei nostri telespettatori e telespettatrici avranno visto, e avranno anche forse letto, non solo visto in librerie, proprio negli ultimi possiamo mesi. Possiamo anche rallentare poi la puntata in modo da avere la durata. Il contrario di WhatsApp, lo mandiamo a 0,75. Mandala a 0,80. Allora, questo libro, che si intitola La Portalettere, è stato scritto da Francesca Giannone, un libro degli ultimi mesi del 2023. Di che cosa parla? Innanzitutto questo libro profuma di pesto. In che senso? Pesto alla genovese. C'è proprio la carta? Ne dono proprio di pesto. Non è che mentre cucinavi ti è cascato qualcosa sì, sopra? Il pesto fatto col basilico. Cioè, nel senso, io leggendo questo libro ho sentito il profumo del basilico, perché la protagonista di questa storia, il medico dove è Anna. È un appuntamento. E Anna è una donna, appunto, ligure, che arriva, perché si sposa con Carlo, in un paesino del Salento. Siamo nel 1934. Qui parte la storia con l'arrivo di una corriera. In questo paesino dove scende
questa donna molto bella, anche molto altera, che viene subito vista da tutti come la forestiera. Lei vivrà tantissimi anni in questo paesino del Salento, ma rimarrà per sempre, per tutti, la forestiera. Che cosa fa? Perché viene chiamato la portalettere questo libro? Perché ad un certo punto lei, che è una donna del nord, quindi anche con un atteggiamento diverso rispetto e al marito e rispetto anche a quelle che sono le tradizioni tipiche di un paese del sud degli anni 30, decide di partecipare ad un concorso per diventare la postina del paese. E riesce a vincere, cioè riesce in realtà ad avere questo ruolo, chiaramente guardata da tutti con un certo sospetto, perché insomma questa viene dal nord a rubarci il lavoro. No, perché chiaramente per le donne il lavoro negli anni 30, un lavoro che tra l'altro devi andare in giro in bicicletta, no, sai, con le gonnone degli anni 30, non forse si fa. Non era così semplice, infatti lei mette i pantaloni. Insomma, in questo mettersi i pantaloni in realtà c'è anche un po' questa lettura in un tempo passato, come hanno fatto anche film, pensiamo anche al film della Cortellesi recentemente, di provare a cogliere quei tratti di capacità anche delle donne di poter imporre non solo il loro essere persona, ma anche i loro talenti e le loro capacità. Ed effettivamente è una donna anche molto acculturata, crescerà il figlio anche con un certo stile, è anche una grande saga di famiglia, perché in realtà poi, come spesso accade, le donne sono in grado e capaci di raccogliere attorno a sé anche tanti sentimenti diversi, quindi ci sono anche tanti personaggi minori molto affascinanti all'interno di questo libro. E allora, per chi è indicato la signora Intuido e per chi è indicato la portalettere? No, io prima ho una domanda, sulla portalettere. No, mi fate una domanda molto calma e piacevole, perché io non mi permetterei di criticare, tra l'altro un'esposizione che non ha assolutamente bisogno di critiche. Grazie, molto gentile. Le fede sono state confermate, grazie, caro Sossini. Ma quindi la storia di questo scontrino della portalettere, cioè, si incentra un po' sulle sue vicende in questo paesino? Sì, assolutamente, lei incontrerà tante persone, perché poi facendo la portalettere vai ad incontrare tante persone. Erano gli anni 30, molte persone non sapevano ad esempio leggere, arrivavano delle lettere dai loro familiari, dai loro figli che erano andati lontani, e lei piano piano, con prima lo scetticismo delle persone che la vedono arrivare alla loro porta, poi in qualche modo riesce ad entrare anche nella familiarità con queste persone, quindi legge le lettere, le scrive, ci sono storie d'amore. E tra l'altro, dicevamo, una storia, una saga familiare, ci sono questi due fratelli, uno è il marito appunto di Anna, ma c'è anche il fratello del marito di Anna che si innamora di lei, e quindi c'è anche tutta questa vicenda. Tra l'altro tutto parte con lei che è morta. Che tu dici, è già finita la storia? No, cioè, in realtà parte dalla fine, c'è tutto un flashback, però tu sai già che morirà. Detto su. Beh, questo non è proprio un grande spoiler, infatti, però è molto, cioè, mi è piaciuto, e oggi vanno per la maggiore questi libri anche che rivendicano un po', no, il potere delle donne, Girl, la capacità power di fare tante cose. Però una scrittura, la Giannone, è molto piacevole, quindi entra in questo binario, ma a mio avviso anche con una capacità di portare i profumi di una terra del nord, ma anche i profumi, i sapori e le storie di una terra del sud. Comunque vorrei farle notare, direttore, che Polazzi ha detto girl power con un certo sarcasmo, no, con un tono davvero... Ma in una, lui lavora e vive quotidianamente in una struttura dove il direttore è una donna, quindi in qualche modo si dovrà io adattare. Direi quindi, il libro della Giannone per chi e la signora Intuid per chi? Il consiglio? Io lo consiglio a voi due, direi, a Rossini la Scozia, perché la lo vedo più, sì, per le, sulle Highlands scozzesi mi ce piace. Lo vedo Stefano Rossini. Quindi già le ferie segnate. A te, caro Polazzi, in Salento ci vedo bene, non ti piace tantissimo, no, il mare, il caldo, però eventualmente d'inverno ci puoi andare, puoi anche fare il portalettere. Posso fare il portalettere? Secondo me ti riuscirebbe bene. La nuova professione e abbandonare questa trasmissione definitivamente. Peggio di quello che fai qui non può essere, caro Polazzi. Assolutamente, c'è solo lei peggio di me, e quindi proprio lascio a lei il compito di salutare il direttore. Ma che giorno sarà che quando andiamo feeling in onda? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Noi non sappiamo è mai delle quando, feste, quando perché vedo che ci sono, sì, delle, sì, esatto, assolutamente feste, degli elementi sempre festivi. Festivi. Però andremo in onda probabilmente tutti i giorni tra il 23 di dicembre e il 7 quindi di dicembre. Le persone vedranno le stesse cose. Ci vedranno a oltranza, e infatti palinsesto random ci viene comunicato. State leggendo il gobbo? Sì. No, diciamo che abbiamo una comunicazione diretta con la regia. Subliminale. Bene.
E allora direi che siamo arrivati in chiusura di questa seconda puntata natalizia. Ringraziamo tantissimo la nostra Simona Murazzani. Però ci siamo vestiti di grigio poco natalizio. Ma tanto siamo in bianco e nero. Ah, è vero. Quindi, anche l'anno scorso ho fatto la stessa battuta. Può essere. Benissimo. E la farai anche il prossimo anno. Certo, tutti gli anni la faccio. Ho deciso di dirlo tutti gli anni. Quindi abbiamo già fissato anche per il 2025. Ci vediamo in redazione. Avete entrambi la rassegna. Chi domani, chi dopodomani. Decidete voi, tirate a sorte. Poi era tua amica. A presto. Io l'ho già fatta. Ciao. Mm-hmm.